Famiglie e imprese danneggiate dall'alluvione del maggio scorso avranno i rimborsi. Lo ha assicurato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione, durante l'incontro svoltosi a Pesaro con il presidente della provincia Giuseppe Paolini e l'assessore regionale Stefano Aguzzi. Una giornata definita importante dal presidente Paolini. Dopo mesi di incertezze arrivano rassicurazioni per famiglie e imprese. Entro fine anno, infatti, riceveranno ristori completi. Per ciò che riguarda la ricostruzione privata, quindi i rimborsi alle imprese e alle famiglie, l'ordinanza sulle imprese è quasi in chiusura, a breve faremo anche quella per le famiglie. Abbiamo dato mandato alle regioni di elaborare delle piattaforme elettroniche che saranno pronte dal 15 novembre in avanti. Ci sarà poi un tempo di istruttoria delle pratiche da parte sostanzialmente dei comuni e ritengo che da fine novembre potremo cominciare a ristorare le imprese e poi le famiglie. Pagamento in due tranche, precisa Figliuolo, per le imprese che hanno subito danni entro 40.000 euro. Per ciò che riguarda le imprese, se noi abbiamo danni entro i 40.000 euro, faremo una prima tranche la metà e seconda tranche a conclusione lavori, quindi portando le fatture che mi arrivano per il tramite dei comuni, ristoro totale. Per quelli che hanno danni maggiori daremo un anticipo e poi ristoreremo con successive determine o ristoro totale in funzione del perimetro finanziario del momento. Rimborsi e non solo, il generale Figliuolo ha annunciato a breve un'ordinanza relativa ai fiumi e alla difesa idraulica. Firmerò e invierò alle regioni fra qualche giorno il piano di difesa idraulico. Contiene un quadro di semplificazione molto importante. Per ciò che riguarda le opere da fare, fino a 500.000 euro si potrà andare in affidamento diretto, fino a 1 milione con 3 operatori e fino a 2 milioni di euro con 5 operatori. Questo appunto per cercare di snellire le procedure, perché la ratio di questi provvedimenti è questa: noi siamo usciti dall'emergenza ma in questo momento non siamo ancora nella piena ricostruzione, siamo in una fase di transizione e quindi a mio avviso è bene muoversi in fretta come se fossimo quasi in emergenza. Noi abbiamo inizialmente proposto a livelli nazionali tutti i comuni che avevano subito danni, che erano oltre 160. Ovviamente non sono stati presi in considerazione, sono stati giudicati anzi eccessivi da parte del Dipartimento Nazionale rispetto ai 90 della Emilia-Romagna. Su questo quindi abbiamo fatto una ricognizione più puntuale ed inizialmente sono stati riconosciuti in stato emergenza solo 7 comuni, quelli del Pesarese che erano qui oggi presenti. Su questo, come Regione Marche, abbiamo individuato dei criteri: là dove era piovuto di più, là dove c'erano maggiori danni evidenziati dai comuni, abbiamo, diciamo, sovrapposto questi criteri e abbiamo richiesto nuovi sopralluoghi in 53 di questi comuni marchigiani, ulteriori 53. La visita da parte del Dipartimento Nazionale della struttura del generale Figliuolo è avvenuta puntualmente e li ringrazio, ma di questi 53 comuni di nuovo rivisitati, solo 17 attualmente sono stati presi in considerazione. E quando dico presi in considerazione non uso un'altra parola, perché ancora non è stato dichiarato su questi lo stato d'emergenza, ma sono fiducioso che questo avverrà. Per quel che riguarda la provincia di Pesaro Urbino sono Macerata Feltrea, Pian di Meleto, Tavoleto, Frontone e Urbania.